Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con Prima Notizia dedicata all'approfondimento. E allora, da ieri l'argomento più importante del Paese è la crisi di governo con i riflessi che potrebbero esserci a breve nel rapporto tra le forze di maggioranza e il futuro del governo Conte. Per approfondire questo tema abbiamo in collegamento via Skype, lo saluto e lo ringrazio, il senatore del Movimento 5 Stelle, Arnaldo Lomuti. Buongiorno senatore. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. E allora, ho dei problemi con l'audio. Grazie. Allora, da ieri dicevamo l'argomento principe delle testate giornalistiche e non solo è la crisi di governo, quelli che potrebbero essere gli sviluppi nei prossimi giorni. E allora facciamo un po' il punto su quello che è successo e su quello che è il vostro punto di vista, il punto di vista del Movimento 5 Stelle. Ma dal punto di vista del Movimento 5 Stelle penso che sia il punto di vista di tutti i cittadini. Nessuno voleva, non che non ce lo si aspettasse, ma ognuno di noi sperava, ecco, che non si aprisse questa crisi. Matteo Renzi ha deciso di aprirla, ne prendiamo atto, però ecco, noi rimaniamo fermi su alcuni punti ben precisi. Rimaniamo fermi al fianco del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in quanto riteniamo persona adatta a rivestire quel ruolo, in quanto l'ha già dimostrato nel suo operato, sia nella gestione della crisi, sia nel suo operato a livello europeo. Ricordiamoci che questi miliardi che arriveranno dal Recovery Plan che ci darà l'Europa sono tanti, vanno spesi bene, però sono frutto del lavoro di Giuseppe Conte in Europa. Giuseppe Conte ha ridato dignità al paese Italia, cosa che non è avvenuto in passato. E quindi noi siamo fermi sulla posizione di Giuseppe Conte. Poi ovviamente le varie soluzioni che verranno trovate per superare la crisi le studieremo. Noi siamo un gruppo molto unito, anche ieri sera ci siamo riuniti subito dopo l'apertura della crisi da parte di Renzi, e verificheremo le possibilità che ci vengono prospettate, altrimenti c'è la strada del voto. Ecco, ieri sera lei lo accennava, c'è stato anche un consiglio dei ministri fino a tarda ora, dopo che il Premier aveva incontrato nel pomeriggio il Presidente della Repubblica. Nei prossimi giorni, insomma, bisognerà approvare il ristori per dare anche ossigeno a tante realtà produttive che sono state fermate dal Covid. Ecco, era proprio necessario una crisi politica, era proprio necessaria una crisi politica in questo momento. Assolutamente no. Come ha già anticipato lei, ci sono da approvare alcuni decreti che sono non importanti, vitali per il Paese e per i cittadini che aspettano il decreto ristori, soprattutto per quelle categorie che sono, non sono state ancora comprese negli aiuti, a partire dal famoso decreto Cura Italia, passando per il rinascita, arrivando fino al decreto ristori. Noi continuiamo a lavorare. Io oggi continuo la mia attività di parlamentare normalmente, ho diversi appuntamenti e continuiamo a lavorare in favore dei cittadini. Certo è che aprire una crisi rallenta molto anche i lavori delle commissioni, anche i lavori extra commissioni. Se parliamo ad esempio per quanto riguarda un altro tema che è sul tavolo politico, è quello della famosa CNAPI, anche lì, lì ho preso l'iniziativa di interessare i sindaci lucani, che sono stati individuati dalla Carta Nazionale per le aree potenzialmente soltanto idonee, per un incontro con il ministro Patuanelli. Ecco, questa crisi ha sicuramente rallentato la possibilità di trovare una data utile per incontrarci. E quindi ecco, non ce l'aspettavamo.
Lei diceva, il presidente Conte, insomma, ha preso alcuni giorni anche per varare una specie di strategia. Si parla di una parlamentarizzazione della crisi, quindi con una conta che probabilmente avverrà in aula. Si sono già fatte diverse ipotesi, tra queste anche quella di un aiuto da parte dei cosiddetti responsabili. Molti responsabili potrebbero essere anche ex colleghi del Movimento 5 Stelle espulsi. Beh, sai, quando si parla di responsabili bisogna sempre, ecco, aggiungerci anche le virgolette. Parlo a livello personale, io non precludo l'ingresso di altre personalità del mondo del Parlamento, ma ecco, io non bado tanto alle persone quanto ai programmi. Se si stila un programma che rispetta i canoni, i principi, le idee che abbiamo portato avanti e che abbiamo intenzione di portare avanti, che avevamo intenzione di portare avanti anche con Italia Viva, ben vengano. Ovviamente, come dicevo prima, ogni soluzione sarà vagliata poi dal Parlamento e dal nostro gruppo. Ecco, cresce però sempre più il fronte di parlamentari che non vogliono tornare al voto. L'ipotesi di un governo alternativo, magari con un premier diverso, è in piedi. Io non lo so se è in piedi nella testa di qualcuno, probabilmente nella stessa testa di quel qualcuno che ha aperto la crisi. Ripeto, per noi figure come quelle di Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio sono imprescindibili. Ripeto, non è che lo diciamo così, lo diciamo per i fatti, per la storia di Giuseppe Conte in questi 3 anni di governo. Ci fa ritenere che sia una persona assolutamente affidabile. Aggiungo che Giuseppe Conte ha la nostra fiducia per un semplice motivo, perché mette sul piano della politica gli interessi dei cittadini e non quelle delle, non mette le beghe del proprio partito o le questioni personali. Quindi per questo viene ribadita la nostra fiducia, soprattutto per questo. Senta, da alcuni pezzi proprio della maggioranza nei mesi scorsi erano giunte diverse critiche rispetto al governo. Qualcuno parlava di poco coraggio di questo governo anche di fronte alla pandemia. Lei cosa risponde? Beh, sa, in questi tempi noi abbiamo assistito a, in questa legislatura, abbiamo, in questa, mi sente? Sì, la sento, sì. Ecco, in questa legislatura abbiamo visto di tutto e di più e ogni volta che abbiamo avuto un tema, un problema, sono usciti fuori le varie figure costituzionalisti, virologi. Ecco, io dico una cosa, che l'Italia è un paese molto particolare e molto fragile. A partire dall'invecchiamento della popolazione, a finire anche da un punto di vista territoriale, come noi soffriamo tantissimo il dissesto idrogeologico. Quindi l'Italia è un paese fragile non soltanto strutturale, ma anche da un punto di vista politico. Se vogliamo parlare anche del comparto sanitario, beh, allora anche lì noi abbiamo bisogno di intervenire assolutamente con una riforma costituzionale. Le difficoltà che ha avuto questo governo nell'affrontare la crisi sanitaria prima e economica poi sono soprattutto determinate dalla struttura del nostro Stato. Dobbiamo assolutamente intervenire a livello costituzionale per riformare la nostra sanità. Non è possibile che in un sistema sanitario nazionale coesistano poi, convivano altri 21 sistemi sanitari regionali che si scontrano fra di loro e poi si scontrano con quello centrale. Ecco, questo coronavirus ci ha insegnato molto, soprattutto quello di intervenire attraverso una nuova Italia, un nuovo paese. Ma questo si può fare soltanto attraverso un governo forte, un governo che abbia le idee chiare, che non metta sul tavolo questioni, i personalismi. La personalizzazione della politica non può trovare casa in questo momento, soprattutto in questo momento storico. E quindi ci sono tante cose da fare, tante riforme, non soltanto a livello di aiuti, ma proprio per rilanciare il paese Italia verso il futuro. E questo si può fare soltanto attraverso anche una riforma dell'Europa. Noi abbiamo accolto con favore questo cambiamento a livello europeo verso gli Stati membri. E per questo dobbiamo ringraziare no nuovamente il Presidente Conte, perché si è fatto capofila all'inizio della pandemia per far valere le ragioni degli Stati.
Senta, lei immagina che nei prossimi giorni in qualche modo la crisi rientri e ci sia un Conte-ter magari con questa stessa maggioranza? Ma guardi, a me questi 3 anni di esperienza di vita politica all'interno delle istituzioni ha insegnato diverse cose, fra le quali quella di difficilmente, cioè quella di avere una difficoltà a prevedere come vengano soprattutto risolte le crisi. Abbiamo visto che con la crisi aperta da Salvini, quando tutti oramai eravamo pronti a tornare al voto, poi ecco, ha avuto una risoluzione inaspettata, che è stata poi un'altra scommessa della quale uno degli attori principali che ha dato vita a quella scommessa è uno di quelli che oggi, anzi forse è l'attore principale nuovamente, che di quella ecco, mancata di quel mancato diciamo onore alla scommessa presa. Senta, invece all'interno del Movimento 5 Stelle cosa sta succedendo a livello di leadership, ad esempio? Ci sono diverse fazioni in campo, ci sarà una ricomposizione o cosa? Da questo è un momento molto importante anche per il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo superato da poco una fase molto delicata di coinvolgimento di cittadini, attivisti, parlo dei famosi stati generali, dove abbiamo ascoltato tutti gli iscritti al Movimento 5 Stelle e tutte le loro proposte. Ora sono state delineate delle soluzioni, delle proposte in via generale, quelle che andavano per la maggiore, quindi andiamo sicuramente verso un organo collegiale di direzione, e poi sicuramente ci saranno ecco, queste nuove figure che avranno in mano la direzione del Movimento 5 Stelle, ma che lo faranno attraverso un metodo che è sempre lo stesso, quella della condivisione che parte dal basso. Si ascolteranno sempre i cittadini, gli iscritti, gli attivisti, poi i portavoce, fino ecco, arrivare poi a quest'organo collegiale che prenderà poi le decisioni. Senta, invece qui in Basilicata il Movimento 5 Stelle in che stato di salute Buono, il Movimento 5 Stelle Basilicata, per quanto riguarda anche i rapporti tra i portavoce, è ottimo. Abbiamo superato alcune difficoltà per quanto riguarda proprio i rapporti fra portavoce e attivisti. Ora, però, questo non vuol dire, ecco, quando si dice buono, non bisogna dire che si è arrivati a un punto fermo. Il Movimento 5 Stelle, produce stesso la parola il movimento, è in continuo movimento. Arrivare a dire che si sta bene, cioè che nel senso che si ha una buona dialettica fra i vari componenti, non vuol dire stare fermi. Bisogna sempre continuare così, bisogna sempre continuare a interpellare la base, bisogna sempre avere un rapporto di chiarimento con gli iscritti. La nostra forza è la base, quindi guai a pensare di andare avanti senza gli attivisti. Senta, lei nel mese di settembre è stato uno dei principali esponenti che ha portato avanti la battaglia referendaria sul taglio dei parlamentari, una battaglia referendaria vinta anche con un risultato schiacciante. Non pensa che in virtù del taglio ormai che è legge, del taglio dei parlamentari, possa essere in qualche modo un freno per il ritorno immediato alle urne? Beh sì, di fatto sì, anche se è brutto pensarlo, però di fatto sì, anche la legge elettorale è un freno ad andare al voto. Mi spiace dirlo se è così, però ecco, noi quando si fa una legge, quando si pensa a una legge, la si deve pensare sempre negli interessi dei cittadini. Io stesso, a me mi è stata mossa anche la critica di promuovere una riforma costituzionale che avrebbe poi reso molto più difficile la mia candidatura. Ma ecco, a questa critica io ho sempre risposto, come ho detto già prima, che una legge deve essere fatta nell'interesse dei cittadini e mai dei parlamentari. Ovviamente la risposta, a mio avviso, è sì, molte persone hanno la preoccupazione di tornare al voto perché soprattutto con questa legge, con il taglio dei parlamentari, molti dei parlamentari presenti oggi in Parlamento sicuramente non ritroveranno ecco, posizionamenti nelle liste in caso di candidatura.
Io dico che invece non bisogna mai avere paura. Se si è fatta una buona legge, se si è convinto di aver fatto una buona legge, di aver fatto anche una legge soprattutto in favore dei cittadini, bisogna essere già soddisfatti di quello, senza il pensiero poi di dover continuare la vita politica. Senta, lei accennava prima alla questione del deposito di scorie nucleare, ricordiamo 8 comuni potenzialmente interessati della Basilicata rispetto alla mappatura fatta dalla Sogin. Non è che la Basilicata corre il rischio di dover ripetere una Scanzano del 2003? Beh, oggi non parliamo di rischio, parliamo di timore. La carta nazionale delle aree idonee, solo diciamo, potenzialmente idonee, ha visto appunto 8 comuni lucani interessati ecco, dalla CNAPI. Questo dobbiamo fare un po' di chiarezza, ecco, dobbiamo fare anche un po' di cronistoria. La CNAPI era un documento segretato, posto sotto segreto di Stato da ben 6 anni. Questo governo ha deciso di togliere il segreto di Stato, accogliendo le istanze delle associazioni ambientaliste, ma anche del Movimento 5 Stelle, che nella scorsa legislatura fece una battaglia su questa desegretazione. Ora, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, un governo apre alle consultazioni. Ai comuni, alle province, alle regioni, ma anche alle associazioni, ai comitati, e io sono dalla parte dei comitati e delle associazioni. Io stesso mi sono fatto promotore, come dicevo prima, di raccogliere la disponibilità del ministro Stefano Patuanelli a incontrare i sindaci dei comuni lucani e pugliesi, interessati, individuati dalla CNAPI. E pertanto si parte per la prima volta con una consultazione. Poi io ho sentito molte lamentele, nessuno sapeva niente, ma nessuno poteva sapere niente perché c'era il segreto di Stato, nessuno poteva comunicare chi fosse a conoscenza di questa CNAPI, nessuno poteva comunicarlo all'esterno, altrimenti avrebbe commesso un reato e anche un reato abbastanza grave. Quindi la cosa che mi piace rimarcare sottolineare è che per la prima volta il governo apre alle consultazioni con i cittadini e che nessuno, non è stato deciso ancora nulla. Chi deciderà saranno appunto le istituzioni insieme ai cittadini per poi arrivare al secondo passaggio che è la CNAI, cioè a quelle aree non più potenzialmente individuate, ma sono quelle aree individuate. Ma per fare questo, prima di questo secondo passaggio, il governo ha deciso di incontrare i cittadini. Ora, quello per la quale noi stiamo discutendo a livello parlamentare, che se il tempo dato a disposizione per queste consultazioni sia sufficiente o meno. Per noi non è sufficiente, quindi ci stiamo già adoperando per allungare i tempi al massimo delle consultazioni, perché per noi consultare i cittadini, le associazioni e i comitati è di primaria importanza. Ora, il merito va sicuramente a questo governo per aver tolto il segreto di Stato. Questo che cosa comporta? Comporta una grande trasparenza. Allora, per noi è molto importante avere una conduzione governativa all'insegna della trasparenza, perché senza trasparenza i cittadini non hanno quella cognizione critica e non possono essere messi al centro delle attenzioni di chi è nelle istituzioni per decidere, per prendere quelle decisioni. Io ho sentito i vari Salvini, le varie Meloni, i Bardi che gridavano allo scandalo, ma voglio ricordare che nel 2003 era il governo Berlusconi, cioè il governo di centrodestra, quando c'erano sia la Meloni che era Lega al governo insieme a Berlusconi, quando hanno individuato Scanzano Ionico come sito unico nazionale per il deposito delle scorie radioattive senza alcuna consultazione. Ecco, e questa è la differenza fra chi critica oggi urlando allo scandalo e chi invece cerca di fare le cose con la massima trasparenza. E poi voglio dire un'altra cosa, che in quei tempi c'era anche la Casellati che era sottosegretario, la Meloni che era ministra. Quindi la domanda è, la conclusione è di che cosa stiamo parlando. Invece no, cerchiamo di uscire fuori dalla polemica, cerchiamo di essere il più istituzionali possibile su questo problema, abbassiamo le bandiere di tutti i partiti politici e stringiamoci sotto quella della bandiera della Basilicata per fare gli interessi dei lucani. Questo deve fare la politica. Al di là delle bandiere c'è un problema che ci unisce. Io spero che questo sia avvertito anche dalle altre forze politiche che sono oggi all'opposizione al governo, ma che sono forza di maggioranza a livello regionale. Senta, senatore, per concludere in maniera telegrafica, come finirà questa crisi di governo? Guardi, io non ho
non riesco a pronosticare una soluzione. Ripeto, le soluzioni ci sono quelle che si leggono sui giornali. Io le apprendo molte, le apprendo anche sui giornali. Io ripeto, per noi del Movimento 5 Stelle, la condizione sine qua non è quella di andare avanti con un governo, Conte, con un governo il cui presidente del Consiglio sia Giuseppe Conte. Altrimenti per noi c'è anche la strada del voto, non abbiamo paura di questo. E allora, grazie per essersi collegato con noi, per essere intervenuto in diretta a Prima Notizia. Buon lavoro e naturalmente saranno giorni molto importanti per il futuro di questa legislatura. Grazie al Grazie a voi senatore e buon Arnaldo lavoro. Lomuti. Grazie e buon lavoro. Grazie e io vi ricordo invece il numero WhatsApp con il quale potete interagire con noi, lo vedete tra poco in sovraimpressione, eccolo qui 346-8353-824. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e torniamo subito dopo. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed estero con la fornitura e posa in opera di progettazioni chiavi in mano, installazioni, assistenza, con sopralluoghi gratuiti di capannoni in struttura metallica, legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. ITM SRL a San Cataldo di Bella, potenza, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. ITM SRL, il gruppo, la nostra forza. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggero. Dal 1992 risolviamo i tuoi problemi nel campo edile. Affidati a noi per il superbonus al 110% con sopralluogo gratuito. Ed inoltre ristrutturazioni chiavi in mano, forniture e pose in opera di infissi in PVC. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggero, via Siena 4 a Potenza. Telefono 0971 36 918 339 69 44 620. Eccoci rientrati con prima notizia dedicata all'approfondimento e allora restiamo sempre sul tema del giorno, la crisi di governo con quelli che potrebbero essere gli sviluppi per il prosieguo della legislatura e del governo Conte. Abbiamo ascoltato l'esponente del Movimento 5 Stelle, Arnaldo Lomuti, adesso invece abbiamo in collegamento, lo vedo già con noi, il consigliere regionale di Italia Viva, Mario Polese. Buongiorno consigliere. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora, noi oggi sulla Nuova del Sud abbiamo tracciato, provato a tracciare un po' quello che è il risultato, diciamo, i riflessi che potrebbero avere le vicende nazionali sulla Basilicata, sul fronte renziano. Abbiamo trovato un fronte granitico perché rispetto alla crisi di governo e quindi a Conte in bilico, i due consiglieri regionali che siedono appunto nel palazzo di Viale Verrastro, Braia e Polese, si schierano apertamente con il senatore Renzi. Mossa azzeccata, si discute di merito. La sua posizione in particolare è molto chiara perché lei guarda già a quello che potrebbe essere l'immediato futuro e dice all'opposizione più omogenei rispetto a quelle che potrebbero essere appunto le posizioni di più Europa, di Azione e anche di pezzi di Forza Italia per costruire un'area liberale. E poi la posizione del consigliere Braia che dice è questo il momento in cui la politica deve fare e si deve scontrare e può essere l'incipit per un asse moderato. E allora, una posizione chiara, quella dei consiglieri regionali di Italia Viva, che si schierano evidentemente in maniera netta ed inequivocabile con Renzi. Tutto questo ovviamente è in evoluzione perché giorno dopo giorno, direi ora dopo ora, si susseguono notizie. Qual è la sua chiave di lettura rispetto a quello che sta avvenendo? Ma a me pare molto evidente, c'è stato da mesi ormai messo nero su bianco un tentativo da parte di Italia Viva di segnare un cambio di passo di questo governo. Governo che ricordiamolo a chi oggi dice consegnate il paese alle destre, governo che nasce proprio grazie a un'intuizione di Matteo Renzi per salvare il paese dalle destre nell'agosto del 2019. A tutta una serie di sollecitazioni e a dati che sono oggettivi e nella loro oggettività inquietanti, mi riferisco al numero di morti più alto in Europa, purtroppo, alla scarsissima capacità di ripresa economica
e del PIL, al fatto che siamo tra i paesi in Europa più a rilento per quanto riguarda l'apertura delle scuole, tutto questo, le vicende relative al piano pandemico, che sono anche sotto gli occhi di tutti in queste ore, credo che siano fatti oggettivi per cui segnano in questo momento storico l'inadeguatezza di questo governo. Tel Aviv non è contro Conte o contro il ministro X, mette al centro dell'agenda politica alcuni temi. Vorrei ricordare che se non fosse stato per Italia Viva, oggi ci troveremmo una bozza di recovery fund che è più o meno carta straccia. Quei miglioramenti però non bastano, c'è una grande partita che è quella del MES. Rinunciare in un tempo come questo a 37 miliardi di euro per un pregiudizio ideologico è una follia. Queste sono le questioni poste al tavolo da Italia Viva, sono i temi ancora al centro dell'agenda politica. Vediamo se ci sarà un governo qualsiasi che li sposerà, noi saremo con quel governo, altrimenti saremo all'opposizione. Senta, lei ha avuto modo di interloquire con alcuni vertici nazionali in queste ore? Sì, la posizione è uniforme, omogenea, siamo tutti più o meno orientati a immaginare un governo innanzitutto, perché è evidente che la dinamica elettorale è una dinamica esclusa, ma non perché non la vuole Renzi o Italia Viva che non ha questo potere, ma perché a pochi mesi dal semestre bianco e qui in una vicenda come questa e in rispetto anche del dettato costituzionale, la palla passa al Presidente della Repubblica, che ha un'infinità di opzioni prima di sciogliere le Camere e indire le elezioni. Per cui noi siamo tutti convinti che questa sia la strada giusta. D'altronde Italia Viva nasce per essere radicale sulle idee e sui temi, di certo non può venire meno oggi. Senta, lei ritiene che il senatore Renzi voglia arrivare in aula, voglia portare lo scontro in aula e quindi arrivare alla conta, per far cadere in quella circostanza il governo Conte? No, io penso che Matteo Renzi anche ieri in conferenza stampa sia stato molto chiaro. Noi siamo pronti e disponibili a sostenere un qualsiasi governo, persino con Conte, che sposi esattamente quello che sono le nostre idee, ma non perché sono le nostre idee, ma perché sono proposte oggettive di buon senso in un tempo come questo. Mi fa un po' sorridere la narrazione che adesso è dominante in queste ore, secondo la quale in un tempo come questo non si apre una crisi. Ma io mi chiedo, ma una squadra cambia l'allenatore quando è ai vertici della classifica o quando sta per retrocedere? In una nave il comandante si avvicenda quando si è in mare in tempesta o quando si è al sicuro nel porto? Cioè sono narrazioni veramente simpatiche che mi danno anche il senso di come sia stato capace Rocco Casalino di influenzare i media nazionali in questi mesi e di costruire un potentato. D'altronde Rocco Casalino è il portavoce di Conte anche nel Conte 1 con Salvini, di costruire un meccanismo di una shit machine molto forte anche sui social network. Ma a noi questo non spaventa, perché noi al populismo abbiamo scelto la politica. Senta, questi giorni di riflessione che il Premier Conte ha concordato con il Presidente Mattarella serviranno anche a Italia Viva, a Renzi per riflettere su quelli che saranno gli scenari prossimi. Ma guardi, la posizione di Italia Viva è chiara e netta, peraltro Renzi ha già dichiarato che si sarebbe astenuto le ministre se il Recovery Fund fosse stato migliorato, si sarebbero quantomeno astenute nella misura in cui ci fosse stato, come c'è stato, un piccolo miglioramento. La stessa cosa abbiamo dichiarato in merito ai ristori, in merito allo scostamento di bilancio, per cui per ciò che riguarda l'emergenza davvero, per ciò che riguarda le esigenze del paese, noi ci saremo. D'altronde non dimentichiamo che in piena pandemia gli Stati Uniti hanno cambiato un presidente, l'Israele con una crisi permanente ha quasi completato le vaccinazioni. Non penso che 15 giorni, 20 giorni per mettere su un nuovo governo che dia un cambio di passo in questi ultimi 2 anni sia la fine del mondo, anzi, penso che sia proprio la scelta giusta. Senta, come abbiamo visto sulla Nuova del Sud di oggi, lei ha immaginato anche lo scenario B, cioè con Italia Viva all'opposizione, potrebbe essere, ha detto lei, l'occasione per creare un campo largo dei moderati, è quello a cui guardate anche in Basilicata? Ma una delle dichiarazioni più nette di Matteo Renzi in conferenza stampa ieri è che non è possibile un governo nazionale con le destre sovraniste anti-europee. È evidente che lo stesso valga anche qui. Diverso è costruire una prospettiva, un'area moderata più ampia per il fronte
elettorale, le prossime elezioni politiche e poi di lì immaginate un ragionamento sul futuro, ma non vedo francamente nell'immediato un automatismo che non c'è, peraltro siamo davanti se siamo davanti a un governo nazionale che fa acqua, abbiamo un governo regionale che ormai è quasi a picco, quindi. Ecco, con questo governo regionale nessun dialogo, neanche solo a scopo costruttivo. Ma noi sin dal primo momento dell'inizio di questa pandemia ci siamo distinti, credo sia evidente sotto gli occhi di tutti, per svolgere una funzione di opposizione critica. Questo significa preferire le proposte alle proteste e provare a portare a casa risultati sul dal punto di vista programmatico che siano utili per tutti i locali. Ma noi restiamo dove siamo, siamo alternativi a questa maggioranza e a questo governo regionale. Senta, commentavamo prima anche con il senatore Lo Muti, la Basilicata in questi giorni è stata interessata anche da questa notizia con il deposito di scorie nucleari che ha fatto tornare un po' alla memoria i giorni di Scanzano. Non è che la politica in questi giorni rischia di distrarsi rispetto ad una tematica così importante? Ma no, in realtà se non fosse accaduto l'episodio di cui tutti siamo al corrente in consiglio 2 giorni fa, probabilmente avremmo approvato una risoluzione all'unanimità che in qualche modo certifica una posizione urbi et orbi, mi pare. Io vedo piuttosto il rischio contrario, cioè non vorrei che la vicenda scorie, che mi pare oggettivamente sostanzialmente diversa da quella del 2013, non diventi il paravento a livello locale di una maggioranza inconcludente, ma come vessillo per una battaglia riunificatrice e che copra in qualche modo tutte le negligenze. Bene assume una posizione, mi pare che ci siano alcuni ministri e membri di questo governo lucani che si siano chiaramente ed esplicitamente esposti nell'escludere rischi per la Basilicata, non penso che figure di questo calibro lo farebbero se non ne fossero certi, mi pare che leggendo i dati non è possibile tecnicamente fare un parallelismo tra quello che accadde con Scanzano e quello che è accaduto con la pubblicazione della carta. Certo, noi siamo vigili, è una ragione fondamentale perché noi contribuiamo già abbondantemente alle esigenze del paese per quanto riguarda tutto ciò che ha a che vedere con l'energia e con il petrolio. Quindi un ulteriore sacrificio ci sembra assolutamente non idoneo e eccessivo, ma questo non diventi l'alibi per mettere da parte le carenze, le negligenze sotto tutti i punti di vista di questo governo regionale. Senta, naturalmente siamo sempre nel pieno dell'emergenza pandemica, noi registriamo da giorni un dato, insomma le vaccinazioni che proseguono a rilento, addirittura è saltato l'arrivo delle prime dosi di Moderna, cosa sta succedendo? Ma io ho fatto presente questa cosa all'assessore Leone a margine del consiglio, appunto, venuto meno 2 giorni fa. Lui mi ha garantito che si tratta esclusivamente di sguidi tecnici e faranno tutto il possibile per porvi rimedio. Contestualmente, insieme al collega Braia, abbiamo depositato una mozione che ha lo scopo anche di rendere prioritari i vaccini per i disabili e per i loro accompagnatori, perché spesso e volentieri ci dimentichiamo delle categorie più deboli. Insomma, noi saremo sul punto passo passo per evitare che il combinato disposto della negligenza e della difficoltà oggettiva penalizzi Lucani. Senta, Italia Viva ieri attraverso il consigliere Braia si è espressa in maniera netta rispetto al DDL che istituisce il nuovo consorzio unico industriale, si chiamerà come sappiamo API Bus SPA, una critica rispetto all'atteggiamento dell'assessore Cupparo e rispetto a quello che è stato il mancato, confronto. Lei cosa ne pensa? Ma noi abbiamo sottolineato da un lato la bontà dell'iniziativa normativa, cioè l'idea che ha avuto l'assessore Cupparo di ripiegarsi per risolvere un problema purtroppo giacente nella nostra regione da molti anni, da parte nostra è stato apprezzato, tant'è vero che il collega Bai ha presentato anche degli emendamenti. Dall'altro lato però ci dispiace che un iter che poteva seguire una procedura diciamo consuetudinaria, con le audizioni che pure ci sono state, hanno messo in evidenza le criticità da parte del mondo datoriale, del mondo sindacale, i sindaci, cioè un percorso partecipato con le forze politiche, con i protagonisti e con lo stesso assessore in commissione,
poteva sicuramente produrre un risultato più sereno e più efficace. È chiaro che questa mania che loro hanno a volte di irrigidirsi, procedere a strappi con autoritarismo, il più delle volte vanifica anche le buone intenzioni. Senta, ci sono delle mancanze un po' del governo regionale in diversi settori, si parla anche di un possibile rimpasto già da mesi, ma cosa succederà secondo lei nei prossimi mesi, nei prossimi giorni? Ma le mancanze credo che sono sotto gli occhi di tutti. Se lei esce per strada e chiede un giudizio a qualunque lucano su questa prima parte di questa esperienza legislativa di questa maggioranza e di questo governo, la sfido a trovarne uno solo che ne parli positivamente. Ci sono enormi criticità, la pandemia non può essere soltanto un alibi e la necessità di cambio di passo, non so, questo bisognerebbe chiederlo a Bardi e ai suoi, se può trovarsi all'interno di un rimpasto piuttosto che di un rafforzamento della governance tecnico-amministrativa. Certo è sotto gli occhi di tutti che siamo di fronte a una lacunosità innanzitutto sul piano politico e delle relazioni istituzionali e poi evidentemente anche sul piano del merito. Basti pensare che passano i mesi, ormai siamo oltre l'anno e per esempio delle compensazioni ambientali non c'è traccia, per citare solo un tema e un argomento, ma sono moltissime le questioni sotto gli occhi di tutti che voi media anche mettete all'ordine del giorno, nodi irrisolti che meriterebbero un piglio diverso. Senta, noi nei giorni scorsi, sempre qui a Prima Notizia, abbiamo ospitato il vicepresidente di Mineracqua che ha lanciato un grido d'allarme rispetto a quello che è stato approvato nel corso del Consiglio regionale di fine anno rispetto al canone delle acque minerali imbottigliate e demunte. È una tematica importante che rischia di avere ripercussioni concrete rispetto alle realtà che operano in Basilicata. Ma speriamo che questo non accada. Noi su questa vicenda abbiamo ascoltato, abbiamo visto uno stop and go continuo da parte del governo regionale che era partito con delle intenzioni, poi si è fermato, poi le ha riprese, poi ci raccontava di aver trovato un punto di mediazione. Evidentemente non è così. Io spero soltanto che si faccia tutto il possibile per evitare un ulteriore depauperamento industriale del nostro territorio, una chance che si andrebbe perduta per molti lavoratori, ma soprattutto la fuoriuscita di player importanti che assieme ad altri secondo me sono coloro i quali si devono sedere insieme alla politica per immaginare una visione della Basilicata del futuro. E allora grazie a Mario Polese, consigliere regionale di Italia Viva, per essere intervenuto qui da noi in diretta Prima Notizia. Grazie a voi. Grazie consigliere, buona giornata. E io mostro adesso ai nostri telespettatori gli aggiornamenti che ci giungono dal nostro sito www.lanuova.net. Vedete, l'apertura è dedicata all'emergenza Covid. Nell'ultima settimana contagi in aumento del più 8,3%, più di 130 casi al giorno, una media che non si vedeva da oltre un mese, peraltro a fronte di un numero di tamponi nettamente inferiore. Torna a preoccupare la curva dei contagi in Basilicata con un'impennata che in queste prime due settimane del 2021 sembra interessare principalmente il Potentino, dove i contagi nel periodo 6-12 gennaio risultano in aumento di oltre il 12% rispetto alla settimana precedente. E poi, lo abbiamo trattato anche con il consigliere Polese, il tema delle vaccinazioni a rilento, salta l'arrivo delle prime dosi di Moderna, la campagna vaccinale procede a rilento in Basilicata, fin qui somministrato circa il 40% delle dosi a disposizione, soltanto in Calabria si registra un dato inferiore e così salta almeno per il momento l'arrivo nella nostra regione delle prime dosi del siero Moderna. Naturalmente tutti i dettagli sul nostro sito www.lanuova.net, anche gli aggiornamenti sulle nostre pagine social. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e torniamo subito dopo.
La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed estero con la fornitura e posa in opera di progettazioni, chiavi in mano, installazioni, assistenza, con sopralluoghi gratuiti di capannoni in struttura metallica, legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. ITM SRL a San Cataldo di Bella, potenza, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. ITM SRL, il gruppo, la nostra forza. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero. Dal 1992 risolviamo i tuoi problemi nel campo edile. Affidati a noi per il super bonus al 110% con sopralluogo gratuito. Ed inoltre ristrutturazioni chiavi in mano, forniture e posa in opera di infissi in PVC. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero, via Siena 4 a Potenza. Telefono 0971 36 91 8 339 69 44 620. Ci rientrati con prima notizia dedicata all'approfondimento, voltiamo pagina adesso perché parliamo di tematiche del lavoro, in modo particolare il futuro dello stabilimento Gaudianello di Melfi del gruppo AMI. C'è stata nei giorni scorsi una riunione del tavolo di crisi per il gruppo che si è svolta in videoconferenza presso il Ministero dello Sviluppo Economico e sono risultate, insomma, delle situazioni piuttosto allarmanti. Per approfondire questi temi abbiamo in collegamento via Skype, lo vedo già collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio, il segretario regionale della UILA UIL, Gerardo Nardiello. Buongiorno segretario. Buongiorno a voi. E allora, dicevamo, questo incontro del 28 dicembre scorso, sono emersi, diciamo, dati molto allarmanti per lo stabilimento di Melfi, si prevede una riduzione di personale di circa il 30% delle attuali 90 unità. Sì, la situazione che stiamo vivendo nel nostro sistema delle acque minerali è veramente abbastanza convulso e abbastanza, come dire, agitata. E in modo particolare il brand più importante che noi abbiamo in Basilicata, cioè la Gaudianello, oggi parte di un sistema, di un gruppo importante, tra i primi in Italia costituito, cioè AMI, Acque Minerali d'Italia, si è trovata praticamente dall'inizio del 2019 a vivere una crisi profondissima dettata da situazioni economiche che il gruppo non ha più potuto reggere e portato avanti. Abbiamo seguito con grande apprensione tutta la vicenda e la continuiamo a seguire ovviamente con apprensione. E l'ultima riunione che abbiamo avuto con AMI e presente ovviamente faceva da mediatore il Ministero dello Sviluppo, nella presentazione del piano industriale che l'azienda ci fa, viene fuori che c'è la necessità di intervenire con una ristrutturazione sui vari siti, evitando quelli del nord, su vari siti delle acque, insomma, appartenenti al gruppo AMI, e ivi compresa la Gaudianello. Ristrutturazione che tra le righe ci potrebbe essere una riduzione addirittura del 30% del personale. Ovviamente tutto questo ci allarma, tutto questo ci mette, come dire, in forte preoccupazione e abbiamo già dato dei messaggi, abbiamo mandato dei messaggi molto chiari e molto forti, insomma, al gruppo appartenente a Pessina, dove gli abbiamo detto: noi non siamo più disponibili ad avere interlocuzioni di questa natura. Gaudianello ha già fatto una ristrutturazione nel 2014, abbiamo messo in quiescenza, utilizzando lo strumento di mobilità che c'era allora, circa 20 unità, con anche l'attivazione di prepensionamenti.
Oggi siamo disponibili a ragionare di ristrutturazioni che prevede soprattutto formazione del personale, rilancio dello stabilimento, rilancio del brand che è tra i più importanti in Italia e da qui ad una prospettiva futura eventualmente ragionare di incremento dell'occupazione. La Basilicata non può più permettersi il lusso di perdere un posto di lavoro. Senta, in questi giorni, tra appunto il 14, quindi la giornata di oggi, e il 21 gennaio, il Tribunale di Milano dovrebbe anche esprimersi sull'accettazione o meno del cosiddetto piano concordatario del gruppo. Può essere una tappa importante per capire quelli che saranno gli sviluppi futuri? Quella è una tappa non importante, un crocevia fondamentale, insomma, per capire poi gli sviluppi che questa vertenza potrà avere. E riteniamo sostanzialmente che il Tribunale possa anche ragionare con la logica di tenere in piedi tutto e di demandare poi alle parti sociali un ragionamento che è dentro quel piano che ci è stato presentato il 28 di dicembre. E al netto di questo, nel momento in cui sapremo e capiremo bene se il Tribunale avrà accettato e perché condivide o magari crede, ritiene che sia credibile il piano presentato, poi faremo tutti i ragionamenti del caso. Anteponendo in ogni caso e in ogni senza ombra di dubbio questo aspetto che è fondamentale. Ragioniamo su tutto, ragioniamo su come possiamo rilanciare il nostro stabilimento, ma il costo di perdere altri posti di lavoro sicuramente non sta nella logica del sindacato lucano. Non ci sa, non ci può essere. E su questo fatemi aggiungere un pensiero. È abbastanza strana ed non è corretto ed è anche che la Regione Basilicata su queste vicende non abbia ancora detto nulla e addirittura notiamo anche le assenze nelle riunioni che il Ministero convoca. Sono presenti fondamentalmente tutte le altre regioni interessate, tranne la nostra. Questo è un elemento, tra virgolette, preoccupante. Ora, non è mai troppo tardi per metterci, come dire, le mani avanti e per capire in che modo il governo regionale può supportare questa vicenda, lo deve fare e lo deve fare anche subito, far sentire la voce anche dell'istituzione politica regionale su queste vicende. Senta, corrisponde al vero l'ipotesi di ingresso di due fondi che dovrebbero appunto subentrare al pacchetto azionario attuale? Si parla di un soggetto importante italiano e di un fondo finanziario americano. Vi risulta? Ci risulta, e diciamo che la notizia è attendibile, è attendibile perché ci sono state già delle interlocuzioni anche abbastanza importanti con il gruppo ANI che fa ovviamente riferimento a Pessina, alla famiglia Pessina. Il punto è anche questo, insomma, per le parti sociali. C'è la nota dolente, è che noi apprendiamo dell'interessamento di questi grandi fondi di voler acquisire l'intero gruppo, però non ci è dato sapere, insomma, in che modo si può sviluppare, si può e possiamo capire l'ingresso di questi gruppi. Se l'ingresso è condizionato dalla, diciamo così, dalla pratica della ristrutturazione degli stabilimenti.
Se questo è, insomma, ragioneremo con loro e cercheremo di far capire, insomma, anche a loro che non è col costo, non è riducendo i posti di lavoro che si possono comunque, come dire, sistemare le aziende nella maniera più assoluta. Senta, c'è un tema strettamente correlato alle cose che lei diceva e quindi all'atteggiamento del governo regionale, della politica regionale e al settore delle acque minerali. E noi l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi ospitando il vicepresidente di Mineracqua, che è la Confindustria delle acque minerali, il quale ha posto il tema del recente aumento del canone delle acque minerali imbottigliate e demunte da 1 euro a 1,50 euro, una decisione che potrebbe avere effetti nefasti proprio sulle realtà che operano nel settore in Basilicata nei quattro centri lucani. I sindacati si sono schierati apertamente con Mineracqua rispetto a questa situazione. E qual è la vostra posizione? Ma su questo tema, prima ancora che intervenisse Mineracqua, prima ancora che intervenisse il vicepresidente direttamente, il dottor Fortuna, su questi temi, il sindacato aveva già, come dire, fatti i propri passi e aveva già espresso le preoccupazioni rispetto a questo tipo di intervento che la regione poteva fare nel settore. Riteniamo che le somme che nel tempo le aziende hanno pagato in termini di royalty e di emungimento delle acque erano veramente basse e insomma erano quasi irrisorie da questo punto di vista, ma i tempi con la quale la Regione Basilicata porta avanti un provvedimento di questo tipo qua e porta, come dire, il contributo che le aziende devono pagare da 1 euro a 1,50 euro a metro cubo il pagamento delle acque, in questo momento è proprio fuori luogo. Per una ragione molto semplice, che non sto inventando nulla, è abbastanza, è sotto gli occhi di tutti. Noi stiamo vivendo un momento difficilissimo nel sistema produttivo. Stiamo vivendo il momento più buio per questo segmento del settore del beverage, perché il canale Horeca è chiuso e quando parliamo del canale Horeca parliamo ovviamente dei bar, dei ristoranti, dei servizi di somministrazione e tutto quanto. In sostanza parliamo del 60-70% di mercato in meno su queste acque. Se ci aggiungiamo che sul piano governativo, fermo restante che avremo ancora un governo, è ancora in via di discussione la plastic tassa, mettiamo a serio rischio tutto il sistema delle acque minerali. Vi do un'informazione. Da qui alla settimana prossima, un gruppo importante come Fonti del Vulture, che fa capo a Coca-Cola, ha già avviato ci ha comunicato di avviare procedure di cassa integrazione. Ora, era così importante ed era così urgente mettere in piedi un provvedimento di questo tipo? Tra l'altro, quando parliamo di 1,50 euro, non parliamo più del pagamento dell'acqua imbottigliata, ma paghiamo dell'acqua consumata complessivamente. E su questo tema, sull'effervescenza, dovremmo fare un ragionamento tutto particolare, perché non si può chiudere il rubinetto alle fonti dell'effervescenza per una questione anche di parametri batteriologici, perché l'effervescenza ha necessità di scorrere, di defluire continuamente e se prima non c'era questo tipo di impegno a pagare, ora con l'1,50 le aziende saranno costrette a pagare l'acqua imbottigliata e l'acqua complessivamente consumata. Noi mettiamo a rischio l'intero sistema. Le acque minerali si reggono su un margine operativo e su un margine di interesse molto basso.
La battaglia concorrenziale si vince col centesimo e le grandi distribuzioni, se ricevono un aumento, se capiscono che le acque lucane hanno un aumento sul costo, preferiscono prendere acque di altre regioni. Insomma, è così difficile capire che questo non era il momento per agire, di agire su questo versante? Io credo proprio che, insomma, credo proprio di no. Insomma, siamo lontani. La politica è un attimino lontana dalla realtà. Per concludere, invece, c'è un tema che riguarda i lavoratori del settore agroalimentare, una serie di situazioni aperte. Ci può fare in breve, ovviamente, il punto della situazione? Sull'intero sistema agroalimentare che abbiamo in Italia, che abbiamo in Basilicata, che è più o meno confacente, insomma, a quello nazionale. Bisogna dire che noi abbiamo grandi eccellenze in Basilicata, ci pregiamo di avere veramente grandi eccellenze. Abbiamo presenze di gruppi importantissimi, Barilla, Ferrero, gruppi che fondamentalmente danno qualità e in questo periodo anche di difficoltà, viva Dio, non hanno avuto nessun tipo di contraccolpi importanti. E certo, vi è stata, come dire, un'attenzione maggiore rispetto alla sicurezza dei lavoratori nelle fabbriche, però complessivamente il sistema regge e forse è il settore che attraversa e sente meno la crisi. Ad eccezione appunto delle acque minerali, che invece per situazioni che raccontavo prima, appunto dei canali Horeca che sono chiusi, evidentemente soffrono molto di più la crisi e questa vicenda legata al lockdown complessivamente e alla chiusura dei bar e dei ristoranti. Però diciamo che tutto il restante del settore complessivamente regge il momento di crisi, ci auguriamo ovviamente di superarlo e di cominciare invece a ricrescere, non, in questo momento non ci dà particolari preoccupazioni. E allora, con questo messaggio io saluto e ringrazio il segretario regionale della UILA UIL Basilicata, Gerardo Nardiello. Grazie segretario per essere intervenuto qui da noi. Grazie Grazie a tutti quanti voi. Buona e continuazione. buona giornata anche a lei. E allora noi siamo arrivati alla conclusione. Prima notizia termina qui. L'appuntamento è domani mattina a partire dalle 10:30. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento di giornata.